Questa è il nome del progetto per una ciclovia davvero singolare. Perché a portata di spesa? Sono 20 comuni che vengono a essere uniti dal progetto di ciclovia che utilizza prevalentemente strade bianche e di campagna. Percorribile dunque in tutta sicurezza da Moncalieri a Chieri, la Blue Way piemontese si snoderà per una settantina di chilometri. Tra i tanti ambiziosi obiettivi, abbattere l'inquinamento. Per questo la ciclovia passerà vicino alle fermate di bus e treni, dove ci sono aree di parcheggio comode. Alla progettazione hanno partecipato privati cittadini, associazioni, comuni e hanno contribuito in maniera fattiva anche i futuri geometri dell'Istituto Vittone di Chieri. E consente ai ragazzi di fare un'esperienza di alternanza scuola-lavoro. I ragazzi rileveranno i percorsi, restituiranno cartograficamente le osservazioni fatte sul territorio, i rilievi del territorio e analizzeranno le proprietà catastali. La ciclovia fa da volano per un'economia blu che utilizza ciò che è presente sul territorio per tutelare l'ambiente, ridurre gli sprechi, creare posti di lavoro e guadagnare. Inoltre stimola gli abitanti ad adoperare la bicicletta per recarsi al lavoro, a scuola o a fare la spesa fra le cascine, migliorando quindi lo stile di vita. E ancora valorizza il prestigioso patrimonio ambientale, artistico, culturale già riconosciuto dall'UNESCO, riserva di biosfera, alimentando un turismo che sostiene musei, ristoratori, albergatori e prodotti tipici. La scuola come motore che innova, attraverso l'economia digitale, la blue economy e la ciclovia pista. Le scuole e il territorio si mettono in gioco per favorire la costruzione di un vero e proprio progetto di comunità, che sarà facilmente replicabile in tutti i comuni attraversati dalla ciclovia, mettendo in rete istituti di ricerca, associazioni del territorio, fondazioni, università, tutti insieme per lavorare al progetto, facilitando il protagonismo della scuola e invitando gli insegnanti e gli studenti ad esplorare le molteplici connessioni dei saperi utili a rinforzare i percorsi educativi formali e informali dei ragazzi dentro e fuori la classe. L'obiettivo è una scuola che si apra al territorio e con la tecnologia dialoghi e progetti tenendo conto delle risorse e delle competenze e poi nel tempo le restituisca alla comunità intera attraverso il ruolo attivo e propositivo degli studenti che diventeranno testimoni di una nuova sensibilità e cultura economica e ambientale. Oltre all'Istituto Vittone sono coinvolti il Liceo Monti, gli istituti comprensivi di Chieri, della zona di Castelnuovo Don Bosco, Pino Torinese e Cambiano. In questo modo nel curriculum verranno valorizzate anche le competenze di cittadinanza, permettendo quindi ai ragazzi di imparare a imparare, a progettare, di imparare a comunicare, imparare a collaborare con tutta la rete che sarà realizzata e ad agire in modo autonomo e responsabile. Le caratteristiche innovative del curriculum saranno di due tipi, principalmente caratteristiche digitali legate all'informazione aumentata o realtà aumentata, che sarebbe un'evoluzione del QR code, oppure al GIS, acronimo per Geographic Information System, strumento per raccogliere informazioni del territorio e renderle disponibili in rete, oppure all'informazione in cloud o all'infografica. Dall'altra parte, invece, avremo come innovazione la possibilità di approfondire i concetti della blue economy, come il design sistemico, l'economia circolare e la tendenza a emissioni zero.